Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni di divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. La Vergine Maria, venendo alla divina volontà, 26° giorno, 26ª meditazione, la Regina del Cielo nel regno della divina volontà, l'ora del dolore si approssima, dolorosa separazione. Gesù nella sua vita pubblica e apostolica. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti questo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. L'anima alla sua Madre Celeste. Eccomi a te di nuovo, mamma mia regina, oggi il mio amore di figlia verso di te mi fa correre per essere spettatrice, quando il mio dolce Gesù, separandosi da te, prende la via per formare la sua vita apostolica in mezzo alle creature. Mamma Santa, so che soffrirai molto. Ogni momento di separazione con Gesù ti costerà la vita. Ed io, la figlia tua, non voglio lasciarti sola. Voglio asciugarti le lacrime e con la mia compagnia voglio spezzare la tua solitudine. E mentre staremo insieme, tu continuerai a darmi le tue belle lezioni sulla divina volontà. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Thank you.
Lezione della Regina del Cielo. Figlia mia carissima, la tua compagnia mi sarà molto gradita, perché sentirò in te il primo dono che mi fa Gesù, dono formato di puro amore, prodotto dal suo e dal mio sacrificio, dono che mi costerà la vita del figlio mio. Ora prestami attenzione e ascoltami. Senti, figlia mia, per la tua mamma incomincia una vita di dolore, di solitudine e di lunghe separazioni dal mio sommo bene, Gesù. La vita nascosta è finita ed egli sente l'irresistibile bisogno d'amore di uscire in pubblico, di farsi conoscere e di andare in cerca dell'uomo smarrito nel labirinto della sua volontà, in preda di tutti i mali. Il caro San Giuseppe era già morto. Gesù partiva ed io restavo sola nella piccola casetta. Quando il mio amato Gesù mi chiese l'ubbidienza di partire, perché non faceva mai nulla se prima non me lo diceva, io sentii lo schianto nel cuore. Ma conoscendo che quella era la volontà suprema, io dissi subito il mio fiat. Non esitai un istante e con il fiat di mio figlio e di mio ci separammo. Nella foga del nostro amore mi benedisse e mi lasciò. Io lo accompagnai con il mio sguardo finché potetti. E poi, ritirandomi, mi abbandonai in quel volere divino che era la mia vita. Questo volere santo non mi faceva perdere mai di vista mio figlio, né egli perdeva me, anzi, sentivo il suo battito nel mio e Gesù sentiva il mio nel suo. Figlia cara, io avevo ricevuto mio figlio dal volere divino e ciò che questo volere santo dà non è soggetto né a finire né a subire separazione. I doni suoi sono permanenti ed eterni. Quindi mio figlio era mio. Nessuno me lo poteva togliere, né la morte, né il dolore, né la separazione, perché il volere divino me lo aveva donato. Quindi la nostra separazione era apparente, ma in realtà eravamo fusi insieme. Molto più che una era la volontà che ci animava. Come potevamo separarci? Ora tu devi sapere che la luce della divina volontà mi faceva vedere come malamente e con quanta ingratitudine trattavano mio figlio. Il suo passo lo rivolse verso Gerusalemme. La sua prima visita fu nel Tempio Santo, nel quale incominciò la serie delle sue predicazioni, ma ahi, dolore, la sua parola piena di vita, portatrice di pace, d'amore e di ordine, veniva mal interpretata e malamente ascoltata, specie dai dotti e sapienti di quei tempi. E quando mio figlio diceva che era il figlio di Dio, il verbo del Padre, colui che era venuto a salvarli, l'avevano tanto a male che coi loro sguardi furibondi lo volevano divorare. Oh, come soffriva il mio amato bene Gesù. La sua parola creatrice rigettata gli faceva sentire la morte che davano alla sua parola divina. Ed io ero tutta attenzione, tutt'occhio nel guardare quel cuore divino che sanguinava e gli offrivo il mio materno cuore per ricevere le stesse ferite, per consolarlo,
e dargli un appoggio nell'atto che stava per soccombere. Oh, quante volte, dopo aver spezzata la sua parola, lo vedevo dimenticato da tutti, senza che nessuno gli offrisse un ristoro, solo, solo, fuori delle mura della città, all'aperto, sotto la volta del cielo stellato, poggiato ad un albero a piangere, a pregare per la salvezza di tutti. Ed io, la tua mamma, figlia cara, dalla mia casetta piangevo insieme e nella luce del fiat divino gli mandavo le mie lacrime per ristoro, i miei casti amplessi e i miei baci per conforto. Quindi il mio amato figlio, mi vedessi rigettato dai grandi, dai dotti, non si arrestò, né poteva arrestarsi. Il suo amore correva perché voleva le anime. Onde si circondò di poveri, di afflitti, di infermi, di zoppi, di ciechi, di muti e di tanti altri mali di cui erano oppresse le povere creature. Tutte, attenzione, immagini dei tanti mali che aveva prodotto la loro umana volontà. Ed il caro Gesù sanava tutti, consolava e istruiva tutti, sicché divenne l'amico, il padre, il medico, il maestro dei poveri. Figlia mia, si può dire che furono i poveri pastori, quelli che con le loro visite lo ricevettero nel nascere, e sono i poveri che lo seguono negli ultimi anni della sua vita qua giù, fino al suo morire. Perché i poveri, gli ignoranti, sono più semplici, meno attaccati al loro giudizio e quindi sono i più favoriti, i più benedetti e i beniamini del mio caro figlio. Tanto che sceglie poveri pescatori per apostoli come colonne della Chiesa futura. Ora, figlia carissima, se ti volessi dire ciò che operò e soffrì mio figlio, ed io con lui in questi 3 anni della sua vita pubblica sarei troppo distesa. Nel fiat ci separammo, io dal mio figlio, ed il fiat mi diede la forza di farne il sacrificio. Quello che ti raccomando è che in tutto ciò che puoi fare e soffrire, il fiat divino sia il tuo atto primo ed ultimo. Così troverai la forza per tutto, anche nelle pene che ti costano la vita, se il tutto chiuderai nell'eterno fiat. Perciò dà la parola alla mamma tua che ti farai trovare sempre nella divina volontà. Così anche tu sentirai l'inseparabilità da me e dal nostro sommo bene, Gesù. Bene, iniziamo questa meditazione con una, condivisione fraterna, diciamo così. Io non so voi, ma quando leggo certe cose, a parte che questa lettura, questa a livello proprio contingente, non so se qualcuno di voi ha seguito ieri sera la catechesi mariana sugli scritti di Maria Valtorta, sembra, come dire, sembra il completamento, sembra impressionante, no? Ieri sera si parlava del secondo anno di vita pubblica, tutte le sofferenze che Gesù viveva e come ogni volta che si incontrassero sporadicamente la Madonna e Gesù si consolassero a vicenda e quanto soffriva anche la Madonna di sponda, ecco, vedendo tutte quante le sofferenze del figlio, no? Io la prima cosa che penso quando leggo queste cose, lo dico, lo confesso candidamente, è un grande grazie al Signore perché dico, ma per me, come dire, sentire queste cose, conoscere queste cose, è un dono immenso, perché queste cose in questi termini non ci stanno scritte nella sobrietà essenziale dei Vangeli, perché Dio nella sua sapienza infinita nel Vangelo ha scritto ciò che ha lasciato, voluto che fosse scritto ciò che era necessario alla comprensione del suo annuncio e alla salvezza della nostra anima. Queste sono chicche, queste qui, capite? Questi sono particolari che oltre che a farci, come dire, in qualche modo immaginare e condividere la vita terrena del nostro Signore, e sono anche, come dire, fonti, anche insegnamenti per
impressionanti, insomma, no? Che ci fanno conoscere un bel po' meglio, ecco, i cuori, proprio la vita di Gesù e di Maria. Questo veramente per me è stata sempre una percezione profonda in contatto con certe cose. Quindi unita a immensa gratitudine, cioè, hai visto quando Santa Elisabetta dice: ma a che tempo che la madre del mio Signore venga a me, dice, ma che sta succedendo? Cioè, io tante volte ho sentito questa cosa ancora, dico, ma io che ho fatto del bene, beh, soltanto per sentire queste cose qui, cioè, veramente uno rimane sconcertato, rimane senza parole, e unitamente, insomma, a tanto dolore per chi non è in grado, come dire, di riconoscere e di accettare i doni. Ecco, Gesù ci ha dato già una dritta, anche la Madonna ci ha dato una dritta, no? E andiamo un pochino in santo non ordine, non disordine, ma non ordine, no? Se ci avete fatto caso, in questo Vangelo Gesù ci rivela il mistero della sua predilezione per i poveri e gli ultimi. Perché Gesù predilegge i poveri e gli ultimi? Se lo sentiamo bene. Perché era costretto, non era una cosa, cioè, perché i grandi e i potenti lo rifiutavano, non è che lui ci aveva preclusioni a priori, d'accordo? Perché gli intelligenti, i dotti e i ricchi, diciamo così, le categorie delle elite, lo rifiutavano, ha detto Gesù. Cioè, non è che lui non c'è andato, lui c'è andato. Il primo posto dove è stato a Gerusalemme, andando dai dotti, dai sapienti, dai rabbini, e dirgli: guardate che voi conoscete bene la scrittura, fate attenzione alle profezie. Aveva già fatto una, come dire, una sortita nell'episodio di Gesù dodicenne, no? Aveva fatto un flash e poi era scomparso per altri 18 anni, a dargli qualche dritta, no? Qualche luce in vista di quello che sarebbe successo. Abbiamo sentito, e dicevano un sacco una sporta, non lo volevano, lo bestemmiavano, lo mortificavano, lo scacciavano, l'avevano tanto a male, dice a un certo punto la Madonna, anche qui sembra di sentire Maria Valtorta 2, che coi loro sguardi furibondi lo volevano divorare. Queste sono tante scene da immaginarci, no? Ecco, se Dio vuole che sia stata, si va in Terra Santa, ci sono dei posti, sì, è molto diverso da come era, loro sicuramente a Cafarnao, stanno i resti della sinagoga di Cafarno, dove Gesù ha fatto il discorso del pane della vita, che è andato a finire veramente malamente perché è successo il finimondo. Quando si sta lì dentro, uno, se chiude un attimo gli occhi, può volare un po', no? Sono scene da contemplare. Questi lo volevano magna vivo, gli hanno cominciato a fare la guerra, il Vangelo di Marco, tutto quanto fatto così, non fa manco in tempo a comparire. Già alla fine della prima uscita pubblica di Gesù si riunirono i farisei e gli erodiani per farlo morire. Non ha fatto manco in tempo a dirlo. E già stavano pronti. Quindi, e la Madonna spiega anche una cosa molto importante anche per noi. C'è un'espressione che volevo ribadire. Dice: i poveri, gli ignoranti, sono più semplici. In che senso? Sono i meno attaccati al loro giudizio. Guardate che questa è una rovina per la nostra vita, eh? Il giudizio. Tu vedi una persona, che cosa pensavano di Gesù, di farisei? Dice, numero uno, questo chi è? La prima cosa, ma questo chi è? Ce lo dicono i Vangeli, no? Il figlio del falegname, falegname di Nazareth. Appartiene alla tribù di Levi, è sacerdote? No. Ha fatto qualche scuola rabbinica? No. C'ha qualche titolo? No. E come si permette di venire a predicare? Numero uno. E poi contenuti della sua predicazione, insomma. Io sono il figlio di Dio. Ma guarda un po', c'è il figlio, ma guarda che superbia, ma guarda che grande umiltà, sono il figlio di Dio. Ma davvero? Sto facendo un po' di recita, no? Ma dobbiamo immaginarcelo. L'umano giudizio. E spesso e volentieri l'umano giudizio che si trasforma in pre-giudizio. Quando purtroppo, e qui parlo anche per me, parlo anche per tanti ministri di Dio, voi sapete che la scienza è necessaria,
Per un ministro di Dio non può essere totalmente ignorante, perché deve conoscere la sana dottrina per insegnare alle persone. Però bisogna sempre ricordare, come si è scritto nella Sacra Scrittura, che la scienza gonfia e che per quattro cose che tu sai, mica ti puoi pretendere di essere, come dire, il giudice delle opere di Dio. Guardate, il tempo passa, questa è un'altra confessione come quella di prima, eh? Cioè, è vero, insomma, io sarei, insomma, bugiardo se dicessi non so niente. No, non è vero che non so niente. Ma so veramente poche cose, so qualche piccolissima cosa, ma Dio non cessa continuamente, penso che lo fa con me, lo fa anche con tutti, di mostrare in continuazione nell'esistenza, nella vita, come Lui sta oltre, cioè quello che sai, per carità, custodiscilo, usalo bene, ma non pensare che tu di me hai capito tutto, sto parlando, prestando la voce al nostro Signore. O che capisci bene, o che mi c'hai in pugno, d'accordo? E che sulla base della tua piccola cosa puoi sparare giudizi a destra e a manca su tutti. Cioè, capite? Perché più tempo passa, più uno si sprofonda sotto metri di terra, perché le opere di Dio, i suoi giudizi, come dicono i salmi, sono assolutamente al di là, sono imperscrutabili, sono altissimi. Capite? E mi fa tanto dolore e tanta pena quando mi capita di vedere o di sentire, lo dico nel più assoluto anonimato, senza offendere nessuno, comportamenti che manifestano questo che Gesù lamenta, cioè sparamenti a zero, capite? Uscite sfruate, beato a Tizio e a Caia, dico, c'è tutta sta sapienza e tutta questa scienza che capisce tutto, io non capisco niente, cioè, beato a te, cioè, come fai? Ecco, quindi sono quelli che sono meno attaccati al loro giudizio che sono i più favoriti. Perché? Perché possono aprirsi ai misteri di Dio. Guardate, quello che ha fatto Gesù, io vorrei che ci pensassimo, è tutto quanto sballato sotto il punto di vista umano. Ho già detto, cioè, ma hai visto il diavolo, le tentazioni? Cioè, se tu sei figlio di Dio, ma buttati giù dal pinacolo del tempio, così verranno gli angeli, ti vedono, no? Ma sembra che lo faccia apposta, cioè, capito? Cioè, se uno legge alcune rivelazioni, il diavolo mi dice, ma dove vai tu a cominciare la vita pubblica così? Ma chi te conosce, ma chi te crede? Ma tu facevi un falegname, non c'è nessun titolo, non devi andare così, mettate qualcosa, manifesta. Nato nella stalla di Betlemme, ma il re dell'universo, ma scusate, no, cioè noi dobbiamo pensarci a queste cose, la meditazione ci provoca proprio, perché noi dobbiamo entrare in queste cose. Cioè, è tutto quanto sballato secondo i nostri. Ma perché? Perché Gesù la volontà umana la rovescia. Perché tutti quanti questi nostri modi di pensare, che sembrano logici, che sembrano ovvi, ma sono espressioni di volontà umana. Distruggerò la sapienza dei sapienti e annienterò e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Cita San Paolo, scrive San Paolo citando i testi dell'Antico Testamento. Dov'è il dotto, dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dirà San Paolo. Non ha Cristo dimostrato stolta la sapienza di questo mondo? E dove? Cristo crocifisso. Ma quale stoltezza è più grande di quella? Quale follia è più grande di quella? Il padrone del mondo che sta appeso sul patibolo più infame, colui che basta un atto della sua volontà che sfascia tutto, ricostruisce tutto, che si lascia umiliare e distruggere in quel modo. Noi dobbiamo sempre tornarci su queste cose, capite? Se no non c'entreremo mai nella logica dell'Altissimo. Quindi prima di fare una sparata, figlio mio, figlia mia, state attento, state tranquillo, questo vale anche nel piccolo della nostra esistenza. Calma, capito? Io più tempo passa, più mi sento, più ho aperto questa roba. State tranquilli, conta fino a, non 10, fino a 20, fino a 30, fino a 40, prima di spararne qualcuna, capito? Prima di aprire bocca e di dare giudizi avventati, capito? Su te stesso, sulle cose che succedono, sul prossimo, su chi te pare. Calma, calma, calma. Ecco, quindi questo mistero della predicazione per i poveri, che è stato un fatto reale, fatto reale, fatto obbligato, perché i ricchi non lo volevano, i sapienti non lo volevano, l'intelligente non lo voleva, insomma qualcuno che almeno lo stesse sentito, questo signore lo deve pure trovare, no? Cioè, proprio, cioè, se no parla all'aria, parla agli angeli, ma agli angeli gli parlava già dal paradiso, insomma, no? E lo trova, ecco perché
beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Tu puoi essere anche il più grande sapiente di questo mondo, anche il più grande riccone, ma devi essere povero nello spirito e devi avere le ricchezze come se non le avessi, non ponendo in essere le tue sicurezze. Capite? E questo è molto difficile per chi sta in quella situazione, perché è meglio non avercene per niente, così non c'è la tentazione. Capito? Qualche giorno fa mi raccontavano che c'è stata una vincita miliardaria, non so se da queste parti, che è stata la rovina di una famiglia. Io ti dico, ma non mi stupisce niente per niente, una vincita miliardaria che tutti sognano, sarebbe la rovina totale di quella famiglia. La rovina. Tutto quello che tutti quanti desiderano, perché lo sterco di Satana è sterco di Satana. Era, è e sempre sarà sterco di Satana. Quindi, per carità, si può e si deve imparare un uso retto e corretto del denaro, ma ci vuole molta attenzione. Quindi questo è un punto. Però il punto principale, è quello che insomma fa anche un pochino commuovere, è la separazione tra la Madonna e Gesù. Noi non ci pensiamo a queste cose. È stato un dolore allucinante. E guardate che Gesù, questo si vede, va a chiedere il permesso alla Madonna. La Madonna deve dargli il permesso di ucciderla, di farla morire di dolore. Non lo fa senza il suo consenso. E non è neanche andato a morire. Chi fa l'ora della passione lo sa. Prima di andare a morire, Gesù è andato a chiedere alla Madonna: posso? Perché gli toglieva la vita del suo unico figlio. Capite? E la Madonna vuol dire fiat, fiat e fiat. Ci vogliamo mettere subito nei panni? Vediamo se il nostro Signore ci chiede la cosa più cara e più preziosa che ci abbiamo. Quante volte, meditando sugli scritti di Luisa, tutti quanti noi sogniamo di vedere la Madonna e il nostro Signore Gesù Cristo, giusto? Tu fa che ti accadesse una cosa del genere e poi un bel giorno la Madonna dice: giochi finiti, non mi vedrai più. Ma che vogliamo fare? Noi adesso non ci rendiamo conto, e se te rendessi conto, immagina che tu avessi avuto la più bella esperienza della vita possibile e immaginabile, e poi un bel giorno dice: adesso basta, e tu mi devi dare il consenso. Perché se non mi dai il consenso continua, ma fuori della mia volontà. Sono commoventi queste cose, no? Quando il mio amato Gesù mi chiese l'obbedienza di partire, perché non faceva mai nulla se prima non me lo diceva, tra parentesi. Quindi questo fa anche capire la portata dei rapporti che c'erano tra Gesù e la Madonna. Io ieri dicevo che secondo me, prima che figlio, Gesù era lo sposo di Maria, ma era anche l'amico di Maria. Cioè, quello che hanno vissuto Gesù e la Madonna, questo è stato un caso unico, tutte quante le forme di amore possibili e immaginabili che Dio ha creato, no? Cioè, avete mai pensato a quanti tipi di amore esistono per noi? C'è l'amore paterno, l'amore materno, l'amore sponsale, l'amore filiale, l'amore fraterno e l'amore di amicizia. Queste cose tra Gesù e Maria c'erano tutte. Gesù era il padre, era il figlio, era il fratello di Maria, era l'amico di Maria ed era lo sposo di Maria e viceversa. Tutti la vissuta. E quindi tra amici, prima di prendere una decisione, ne parliamo insieme, no? Si può fare? Facciamo? Non faceva mai nulla prima di chiedermi il permesso. Quando mi chiese l'obbedienza del partire, io sentì lo schianto nel cuore. Nessuno di noi si può immaginare il cuore addolorato e immacolato della più grande delle creature, il cuore più bello che esiste, cioè la sofferenza che ha vissuto, perché sapete che già San Tommaso diceva: più una persona è pura e santa, più tutto quello che sentiremo anche noi è elevato all'ennesima potenza, perché le passioni in senso buono, quindi l'amore, i sentimenti, sono vivissimi. Quindi se tu avessi sofferto 100, io ho sofferto 100 miliardi di miliardi. Sentì lo schianto nel cuore, ma questa divina volontà, ecco, vedete, io ho sempre la Madonna, spero che non si offenda, no? Quando la Madonna sentiva divina volontà non capiva più niente, in senso buono. Se sente divina volontà, dico: come? Divina volontà, pum, l'hai visto quando le parte. Bisogna morire?
creperò di dolore e nessun problema, subito. Conoscendo che era la volontà suprema, io dissi subito il mio fiat, non esitai un istante. Non solo lo dissi il fiat, dice, dico, che facciamo? Ci pensiamo un po'. Non esitai un istante, subito. Vedi, il subito dei Vangeli, no? Io dissi subito il mio fiat. Subito. Essi subito lasciate le reti, lo seguirono. Passa al banco di Levi, lo chiamò, Levi, vieni con me, subito lasciato il banco delle imposte, si mise a seguirlo. Vi ricordate che sembrava evangelici? Subito. Tutto è subito, ho fatto un'omelia nei giorni scorsi. A Gesù si dà tutto e subito. Questa è la perfezione, capite, che significa anche vivere nella divina volontà, no? Cioè, se tu ti accorgi, Signore, di una cosa, non rimandarla a domani, subito, dice sì, e falla subito. È dolorosissima, nessun problema. E con il fiat di mio figlio ci separano. Poi qui c'è una cosa che è proprio identica se uno prende l'episodio della partenza di Gesù da Nazareth e Maria Maddalena, che lo ritrova tale e quale. Io lo accompagnai con il mio sguardo finché potetti. Maria Maddalena dice che la Madonna si appoggia alla porticina dell'ingresso della casa, era notte quando Gesù è partito. Gesù comincia, lei lo segue con lo sguardo finché può, fino a quando non svolta, non lo segue e non gli scompare dalla vista. Proprio questa scena, state tranquilli che questo sia tutto quanto registrato in HD nella mente di Dio, la vedremo in questa scena. Io non vedo l'ora di vedere tutte quante. Quando uno va in Terra Santa, sì, sta nei posti che sono un po' diversi perché sono 2000 anni passati e deve immaginarci un po', ma questo sta tutto registrando, state tranquilli, anche tutto quello che sta dicendo Don Leonardo, quello che state facendo voi, capite, c'è una, in Dio, cioè, sapete, qui sono le telecamere di videosorveglianza, uno non ci pensa, ma è tutto video registrato continuamente, solo che gli apparecchi di videosorveglianza hanno una memoria limitata, quindi dopo una settimana resettano e vanno avanti, no? Ma lì è tutto registrato, tutto quanto, quindi tutto quello che è stato e che è stato vissuto rimane. Quindi sta scena, se andremo in paradiso, io mi candido prima fila, i preti in prima fila sono stati, ovviamente, sembra bimbo, insomma, no? Ecco, quindi bisogna assolutamente rivederla, no? Bisogna contemplarla, quindi è una scena stupenda. Attenzione però, che succede? Tu fai una cosa di questo genere, dici, mi separo da Gesù, dici, ma come facciamo? Ma che separi? Separato sì, qualcosa, era un sacrificio enorme, perché voi immaginate, non lo immaginiamo, non lo possiamo immaginare. Cioè, io penso spesso, sapete, a San Giovanni Evangelista, quello che ha campato 25 anni con la Madonna, ma ti immagini quando quello è stato assunto, ma infatti si legge anche Maria Maddalena, che stava disperando perché la Madonna se n'è accorta qualche giorno prima e gli ha cominciato a dire, guarda, preparati, e questo dice, che? Ma che stavo scherzando? Dice, non ce la farò, non resisterò. La Madonna dice, stai calmo, resisterai. No, non resisto, stai calmo, resisterai, sta tranquillo. Ma capite, cioè, sei campato 25 anni con la Madonna e poi questo te ne va assunto al cielo, come ha fatto a resistere veramente? Solo la potenza del fiat, che se possono fare queste cose, capite? Cioè, tu da 25 anni con la Madonna e poi, cioè, non mi fai morire lo stesso giorno. Esperienza che ha vissuto anche Maria stessa, no? Perché questa è stata la piccola separazione, poi c'è stata la separazione del Venerdì Santo, poi c'è stato, come stava la Madonna il giorno dell'Ascensione? Terra Santa c'è il luogo dell'Ascensione, bellissimo, c'è sul Monte degli Ulivi, per terra c'è rimasta un'impronta di piede che si vede benissimo sulla pietra, che dicono che è l'ultima impronta che ha lasciato Gesù prima di salire. La Madonna stava lì, quindi con questo sentimento del figlio, sicuramente felice che il figlio andava a essere glorificato, dice, ah, io mi devo rimanere qua, e quanti anni? Tanti anni è rimasto ancora sulla terra, tanti. Capite? Quindi però c'è, però c'è quella separazione, ma dice, numero uno, io avevo ricevuto mio figlio dal cuore divino, e quando Dio dà qualcosa, Dio o dà o non dà, o dà o non dà,
separazione, roba di qualche annetto, separazione fisica, ma ci saranno altre forme per rimanere sempre insieme. La nostra separazione era apparente, ma in realtà eravamo fusi insieme, molto più che una era la volontà che ci animava. E come la Madonna spiega, Gesù la teneva a giorno delle cose che gli succedevano, non era fisicamente presente, ma li vedeva tranquillamente in visione. Il nostro Signore non ci mette niente, capite? Se vuole, se volesse, cioè, capite, a farti vedere cosa sta succedendo, cioè non ci mette proprio niente, c'è proprio un gioco da ragazzi, solo che lo fa quando è necessario, quando è buono e quando è opportuno farlo, no? E perché lo faceva con Maria? Perché voleva, numero uno, che lei soffrisse le sofferenze del figlio, vedesse il figlio respinto, il figlio trattato male. Perché? Perché volesse piangere da lontano e al tempo stesso essere, vedete, cosa faceva la Madonna? Piangeva, soffriva. Soffriva. Catechesi che ho fatto uno di questi giorni, noi vediamo una sofferenza, no, proprio ieri sera. Vabbè, comunque, accorciate questo qui. Quando succede qualche cosa di brutto, di ingiusto, no? Che succede? Nella nostra testa ci parte il meccanismo, devo reagire, devo combattere, devo fare qualcosa, perché questa cosa qui non può essere. Siamo proprio sicuri? O te non ti va di soffrire questo stato di sofferenza? È l'ingiustizia o non ti va di soffrire? Perché sì, certamente, questa cosa può essere brutta, può essere ingiusta, ma ti dimentichi che c'è una divina permissione dietro questa cosa? Certamente, con calma, a tempo, luogo, in modo opportuno, quando noi possiamo porre rimedio ad una situazione negativa, non soltanto che è cosa buona, ma Dio spesso e volentieri vuole che noi ci muoviamo e operiamo, ma è il modo, è il tempo, è lo spirito. Siamo sicuri che chi ti muove è il desiderio del bene e del giusto? O semplicemente tu non vuoi soffrire perché è una situazione ingiusta di sofferenza, cioè per la Madonna vedere il figlio respinto era una fonte di sofferenza, o no? E che ha fatto? Andavo dai farisei a tirargli il collo? Diciamo proprio, andavo dai farisei a dire brutti disgraziati, ma vi rendete conto di chi ci avete davanti? Ha fatto così? O no? Non ha fatto così. Piangeva e mandava nella divina volontà le sue lacrime a Gesù quando stavano lontano come conforto. Ma lo stesso Gesù, guardiamo le sue reazioni, che sono delle scene veramente commoventi, no? Quante volte dopo aver spezzata la sua parola lo vedevo dimenticato da tutti, senza che nessuno gli offrisse un ristoro. Anche qui, se uno legge Maria Valtorta, tale e quale, le notti Gesù andava, perché questi, cioè, non ci ne, capito? Gesù faceva una vita itinerante in stato di povertà assoluta. San Francesco d'Assisi ha rifatto esattamente quello che faceva Gesù. Quelli stavano senza una lira, perché quando arrivavano i soldi, Gesù faceva lo svuotatore, arrivavano i soldi e diceva a Giuda: dai tutto ai poveri, ma proprio tutto, traiamo qualcosa per il pranzo di domani, tutto, tutto, a noi ci pensa il nostro Signore. E Giuda diventava una belva, dice: ma tutto, tutto, vieni. E la notte, se diluvia, si va a fare toc toc a qualche contadino e dice: hai la carità di avere un po' di fieno nel fienile per me e per i miei? A quest'ora da disturbare, via, che venite a quest'ora di notte a... Grazie, buonasera, rispondeva così Gesù. E se nessuno lo ospitava, dov'è che si dormiva? Sotto le stelle. Così dalle stelle, cioè, ha fatto così. Non ha lanciato i funzionari, ma voi immaginate la scena, no? Cioè, quello a cui ha bussato la porta nostro Signore, un giorno sarà morto, no? Io ogni tanto ci penso, e allora dall'altra parte, che poveraccio, io che la nostra disgrazia, cioè, hai sbattuto via nostro Signore. Non hai fatto dormire Dio dentro casa tua, magari cacciandolo a male parole. Che disgrazia, eh? Noi dobbiamo sempre, io non so,
vi posso confidare una preghiera, Gesù. Preghiamo sempre il nostro Signore che non ci faccia combinare guai troppo grossi, anche se non ce ne rendiamo conto, perché dopo voglia piangere dopo una volta come che li ha fatti, no? Dimenticavo, nessuno degli uffici di ristoro, solo, fuori delle mura delle città, all'aperto, sotto la volta del cielo stellato, poggiato a un albero a piangere. Questa è una scena che bisogna vederla. Cioè, dobbiamo cercare di medesimarci per quanto è possibile. Vabbè, Gesù è figlio di Dio fatto uomo, quindi non ci si può vedere, però questa scena la possiamo vedere. Cioè, lui va, sa chi è, carico di doni, carico di grazie, vede il gelo totale, insulti, parolacce, disprezzi, eccetera, eccetera. Si rende, capito, perché noi non ci rendiamo conto, ma lui si rende conto di quello che ci perdiamo. Cioè, non è un pianto motivato principalmente dal fatto che lui era stato respinto, ma è un pianto di dire: questi non sanno che se, cioè, non mi fanno dare tutto il bene che gli posso dare. Questo è un dramma sacro. Von Balthasar ha scritto un'opera che si chiamava La Teodrammatica. La Teodramma, questo è un dramma. È un dramma perpetuo, perché tra le cose che si leggono negli scritti della Divina Volontà, che fanno, che rovesciano completamente il nostro modo di pensare, pensate che bestemmia, che atroce, che è attribuire a Dio la causa dei mali e delle disgrazie che ci capitano, quando noi sappiamo che se dipendesse da Dio noi saremmo tutti quanti come principi, come signori, come re sulla terra. Questo non accade non perché lui non vuole, ma perché non vogliamo noi, capito? Pure lo dire che abbiamo fatto poc'anzi. Cioè, i miracoli non li vedi perché? Perché tu non fai quello che Dio vuole, stai sempre fuori. E a Dio gli levi le mani. Non te le può dare le cose che vorrebbe darti. Cioè, quello che è successo a Gesù nella sua vita fisica, concreta, succede ogni giorno al nostro Signore. Respinto dalle creature, ecco, solo a piangere e a pregare per la salvezza di tutti. Per questo si capisce che sta piangendo per quel motivo. Perché piange e prega per la salvezza. Padre, apri sti cuori. Ci riproviamo, andremo avanti, ci abbiamo altri 2 anni e mezzo, vediamo se qualcuno almeno l'accoglie. Ma questo è anche lo stile di Gesù. Noi non possiamo non avere uno stile come questo qui, perché Gesù ha detto: quando andate da qualche parte e qualcuno non vi accoglie, andate via, non fate dimostranze, non fate i matti, non fate le rivoluzioni, non fate, andate via. Cioè, questo stile noi non possiamo non farlo nostro. Lo stile di Gesù è lo stile della Madonna. E io dalla mia casetta, immaginate la casetta, un nido che tu abbandoni e resta solo e vuoto ad aspettare te. C'è una bellissima canzone che dice così: questa è la Madonna, la colombina che rimane sola nel nido senza Gesù, da morire se uno ci pensa, insomma, 30 secondi. E, ecco, quindi questo vedete che è anche un modo con cui, ecco, è un grande esempio anche per noi. Chiudiamo con l'esortazione di Maria Santissima. Quello che ti raccomando è che in tutto ciò che puoi fare e soffrire, il fiat divino sia il tuo atto, prima di tutti. Quando noi soffriamo qualcosa, ma qualunque cosa da parte di qualunque creatura, se non facciamo questo, non stiamo vivendo nella divina volontà, stiamo vivendo sempre in volontà umana. Tu devi sempre guardare oltre, non devi prendere da quella persona o quella situazione o quel fatto. È Dio che vuole che tu soffra quella cosa adesso, capito? Se tu di questo poi te ne convinci, risulta molto più facile perdonare, amare tutti, perché quelli non lo sanno, ma sono strumenti del potere divino, anche se stanno facendo il male, capito? Se non entriamo dentro questo orizzonte, che la nostra vita, che i fatti della nostra esistenza sono guidati dalla divina volontà, o con volontà intenzionale o con volontà permissiva, ma fa niente, hai capito? Non fa niente. Se la barzelletta dice: professoressa, ho caduto, dice, non si dice ho caduto, dice sono caduto. Ma lui dice: professore, ho caduto, sono caduto, sempre per terra ho andato, gli risponde. Quindi fa niente, se è volontà divina, se è volontà permissiva, intenzionale, fa niente, sempre quello è. Siamo noi che dobbiamo elevare la nostra esistenza. Se no continuiamo a passare tutta la vita a stare lamentarsi, a piangere, a stare arrabbiati, le solite cose che fanno tutti, che campano tutti così.
Nessuno canta in maniera divina, pochi cantano in maniera divina, quasi tutti cantano in maniera umana. E invece, se faremo altro, troverai la forza per tutto, anche nelle pene che ti costano la vita. Perché pena più grande che separarsi da Gesù dopo averlo visto non esiste. D'accordo? Questi tutti mistici, eh? Quindi non bisogna chiedere mai di vedere Gesù o la Madonna per due motivi. Questo cosa fa? Primo, perché se vedi Gesù o la Madonna, preparati che ti arriveranno certe croci che te ne sogni, d'accordo? Perché a chi molto fu dato, molto viene chiesto. E secondo, perché se li vedi, quando ti saranno tolti, tu conoscerai un dolore che sulla terra gli uomini non hanno, perché conoscerai prima del tempo i dolori del purgatorio. D'accordo? E se ce li immaginiamo, ecco, capiamo che possono essere davvero grossi. Se farai questo, troverai la forza per tutto, anche nelle pene che ti costano la vita. Perciò, dà la parola alla mamma tua che ti farai trovare sempre nella divina volontà e che non affronti queste cose come fanno tutti, con volontà umana. Mamma dolcissima, quanto ti compatisco nel vederti tanto soffrire. Deh, ti prego, le tue lacrime e quelle di Gesù versale nell'anima mia per riordinarla e chiuderla nel fiat divino. Mamma divina, la tua parola, quella di Gesù, scenda nel mio cuore e formi in me il regno della divina volontà. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nos cum prole pia.